Nella sala consiliare del comune di Quarrata è stato fatto il punto sul progetto di realizzazione di comunità energetiche sul territorio. Le comunità energetiche consentono a tutti, a chi ha un impianto fotovoltaico e a chi non ce l'ha, di ottenere un incentivo. È importante farsi trovare pronti perché è la nuova forma di incentivazione per gli impianti piccoli e medi a livello territoriale. Questo è quello che stiamo facendo anche a Quarrata, dove si sta progettando una nuova capacità fotovoltaica che renderà il territorio più autonomo da un punto di vista energetico e consentirà sia ai produttori che ai consumatori di ottenere questo nuovo incentivo. Gli impianti attualmente in progetto o pronti a partire sono previsti sugli edifici della Civetta, del Polo Tecnologico e della Biblioteca Comunale del centro di Quarrata, alla Scuola Munari e alla Palestra di nuova costruzione della frazione di Santo Nuovo. Abbiamo 3 impianti pronti, 2 pronti a partire e molto probabilmente anche un sesto che vedrà la luce nel 2024. Quindi il Comune di Quarrata crede fortemente nelle energie rinnovabili. Presente all'incontro anche l'assessore regionale all'ambiente Monia Monni. Perché per cambiare il coraggio serve. La Regione ci crede in maniera molto forte, noi stanzieremo 55 milioni PNRR per i comuni sotto i 5.000 abitanti e 20 invece della programmazione europea. Sono particolarmente contenta di essere a Quarrata stasera perché questa amministrazione sta investendo moltissimo nelle comunità energetiche, nell'efficientamento, nelle installazioni di rinnovabili. E quindi la mia... 1973 sono passati 50 anni. Cosa è successo? Che la nostra dipendenza energetica da paesi non democratici si è aggravata. Siamo peggiorati. Ed è successo che in Toscana, per reggere un inverno che tarda ad arrivare ma arriverà e che potenzialmente potrebbe mettere in ginocchio famiglie e imprese, abbiamo dovuto mettere una navigatiera nel porto di Piombino. Guardate che quella è una grande ferita al nostro territorio. Una grande ferita necessaria per non chiudere le aziende, per non sacrificare le famiglie, ma è la dimostrazione palese di una sconfitta. È la...